Quando una gerarchia fiorisce, una nuova potenza viene conosciuta nel mondo. Così attraverso il tempo sono gemmati innumerevoli pensieri nella mente del Signore Cosmico e nuovi ardori sono cresciuti nel limo della sua immaginazione, che è la sostanza da cui Baal stesso proviene, suo padre Macarubel, l'assoluto monarca dell'universo. Più pensieri si accendevano nella mente di Baal, più gerarchie venivano a esistere e più alberi venivano impiantati nella foresta. Le loro fronde si ramificavano sino in cavilli sottili, quasi impercettibili, erano le ranghe delle entità create solo per infliggere sofferenza ai prigionieri. La foresta diveniva quindi così intricata da tessere nel cielo una rete, e la rete divenne solida come il marmo ma viva come il legno. E chi veniva catturato in cielo ed è portato dentro gli alberi, scendeva sino alle radici di questi. Durante la discesa, guardando in alto, poteva solo scorgere la fronda dell'albero che lo aveva ingoiato, richiudersi su di lui